Chiara delle Dove siamo? Qua siamo la sagra, è la sagra di Carpi. Questa maglietta è la maglietta del capitano. E questo qua è il simbolo del Carpi, il Carpine dove si è posato questo falco, venne perso da Re Astolfo e lo ritrovò appunto sopra questo Carpine. E da qui fondò questa città, Carpi. Lui è uno molto forte, no? Da vedere, perché lui è quello che non deve chiedere mai, invece adesso te lo voglio chiedere. Quando sei venuto qua, comunque eri da solo, no? Quindi i compagni magari li conosci tutti. Cioè, come ci si sente? Perché oggettivamente venire via da casa a 15 anni, un conto è, che ne so, fare il militare, sai che dopo un anno torni a casa, un conto è sapere che il tuo futuro potrebbe essere lontano da casa. Per fortuna che è successo, però come l'hai vissuta? Ah, io sono. Diciamo che quando vai via di casa e vai soprattutto in una città come Torino, io ho fatto 5 anni nel settore giovanile alla Juve, e parti con la valigia piena di speranze, che poi non è detto che tu riesca a fare effettivamente il professionista. Però mi ha sempre accompagnato una grande determinazione, e mi è stata trasmessa da mio padre. E man mano che passavano gli anni vedevo che comunque avevo possibilità, cioè c'erano le possibilità che questo potesse diventare il mio lavoro. Poi come sono venuto a Carpi non lo so nemmeno io, perché mi ci sono quasi trovato per caso. È stata una fortuna per noi. Però è anche una fortuna per me, perché forse magari non avrei mai fatto la Serie A. Ti ripeto, sono migliorato tantissimo come calciatore. Ho conosciuto lati di me che non conoscevo, mio figlio è nato qui, quindi è un po', la reputo un po' la mia seconda città. Spero di rimanerci ancora. Adesso aspettiamo il secondo capitano del Carpi, che è tuo No, figlio. potrebbe essere anche il Speriamo secondo figlio, che resta la tua ti maglietta. do questa anticipazione. Però no, ecco, è stata veramente una scelta azzeccata, non voluta, ti sono sincero, perché non era nei miei piani all'epoca venire qua, nel senso che mi ci sono quasi trovato, però è stata la mia fortuna calcistica. Il piatto tipico, dai, quello che ti piace di più, perché l'Emilia è rinomata perché lasagne, tortellini, tagliatelle. No, Cos'è diciamo che. che Quello che. Tu mangi tutto, ce ne quindi. stanno parecchi, perché a tavola qua veramente fai fatica a dire di no. Però i cappelletti in brodo d'inverno sono una roba che consiglio a nessuno di non perdersi se si passa da queste parti, accompagnato da un bel bicchiere di Lambrusco, dagli affettati, che ne so, alle stesse lasagne, guarda, dal Gnocco gnocco fritto. fritto, No, le ma dal punto tigelle. di vista culinario questo è un posto che veramente ti lascia a bocca aperta. Voi non lo sapete, ma lui è bravissimo a fare le tigelle, Sì, ce le ha chiamate a come casa. Ci ha chiamato a casa sua, erano già fatte. no? No, anche se dobbiamo stare attenti, perché comunque tra il peso e la forma sono un po' rigidi qua, però quando si può, un piatto di cappelletti in brodo piuttosto che una lasagna non ce la facciamo mancare. E niente, l'anno del 2012 è stato per noi sia tifosi che cittadini di Carpi l'anno devastante, perché comunque ci ha colpito il terremoto, si è dormito in macchina e ogni scossa era tremenda e si viveva nella paura. Anche i ragazzi comunque erano molto provati, perché comunque di notte, di giorno non si dormiva. Noi facevamo fatica a lavorare, loro sicuramente ad allenarsi. Il Duomo, che per fortuna adesso hanno ristrutturato, in parte la cupolinata era venuta giù, il castello dei Pio presenta ancora comunque delle crepe, il centro comunque ancora pieno di cantieri, perché comunque di danni ne ha fatti parecchi. Carpi, tra virgolette, è stata anche graziata, però le zone limitrofe tipo Mirandola, Fossoli, Novi comunque sono state colpite pesantemente. Molti di noi sono rimasti senza casa, molti sono ancora senza casa, ed è stata veramente dura, è stata veramente dura, e diciamo che il calcio in quel periodo è stato messo un po' da parte.
però dopo i ragazzi hanno saputo come farsi dimenticare tutto con la Serie B, la Serie A, e insomma rimane, perché è una cosa comunque che rimane. Però ce l'hanno allietata, diciamo, dai, ce l'hanno fatta, per almeno per quell'anno ce l'hanno fatto dimenticare. Prima di fare questa escalation di risultati e promozioni varie, cioè prima di noi, prima del nostro arrivo, come era il Carpi Calcio, come era vissuto il calcio qui a Carpi? Diciamo che io ho intrapreso il Carpi Calcio quando era già in Serie C. Quindi diciamo che più per sentito dire, dai tifosi, quelli comunque storici, si giocava nei campetti dell'oratorio veramente, quindi già la Serie D, la Serie C, la Serie B e poi la Serie A è stata una festa, come si dice, quando mai in Serie A il pubblico aumenta, diventano tutti tifosi, però sì, lo andavi a guardare a tempo perso, questo sicuramente. Adesso è un po' più seguito, diciamo che ci vuole della costanza per far crescere anche i giovani e farli venire allo stadio. Fu una cosa partita da me, nel senso che sentendo quella canzone sono quelle cose che ti nascono all'improvviso dentro, no? Sentivo che come se ci appartenesse in quello che diceva, in quello che raccontava. Parlandone con lui, con chi metteva la musica allo stadio, abbiamo cominciato a farla mettere prima delle partite, ed era una sorta di carica, fino a che poi è diventato un ritornello, e quando abbiamo vinto il campionato, diciamo, siamo stati soprannominati gli immortali, perché comunque avevamo fatto qualcosa che rimarrà comunque per sempre, quello per sempre, sicuro. No? E anche l'anno dopo in Serie A, quando tutti ci davano per morti, comunque riuscivamo sempre, tra virgolette, a risorgere e rimanere attaccati al treno salvezza. Io tra l'altro me lo sono tatuato sulla gamba, una strofa di quella canzone. Mentre i nostri ospiti si preparano, facciamo vedere il campo di Bimarzio Challenge di Carpi. Allora, fate vedere con cosa si giocherà. Ecco, dita nello scarpino. Raffaele mi sembrava dei problemi infilarlo, sì. Doveva prendere ancora la forma. Ah, però sono comode, due numeri in più potevi prenderle. Così posso girare. Bimarzio Challenge, chi arriva prima a 4, no, diciamo a 3, vince. Cioè, ma posso scartarlo? Anche. Certo. Ah. Pronti? Via. Ecco qua, attenzione. Già subito fuori. Ora tocca a Raffaele. No, ma vedi come provo a fare il tiro, ma la colpa è delle dita. È una cosa veramente imbarazzante. Siete veramente imbarazzanti. Possiamo togliere questo foglio di carta? Come si fa? Dai, no. Eccolo! E vai! Non sai manco dove vuole buttare la lettera.